Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. È da tanto che non registro. In questo video vorrei parlarvi delle letture fatte a luglio. Sono mancata appunto per un mesetto buono. Luglio e agosto sono stati due mesi molto impegnativi. Mamma è stata poco bene, quindi ecco, sono stata molto impegnata. Si è sentita male purtroppo anche la mia gattina, quindi ho avuto luglio, ho passato tutto luglio tra in macchina per andare in ospedale, nelle sale di aspetto e poi a curare il gatto. Per questo ho ascoltato moltissimi audiolibri, perché altrimenti non ce l'avrei fatta neanche a leggere un solo libro. Poi che cosa è successo? Ad agosto purtroppo Olivia, la mia gattina, è morta, quindi sono stata impegnata a piangere tutte le mie lacrime, però poi in realtà tutte le lacrime non le ho ancora piante, perché il mio cervello ogni tanto mi manda messaggi: ehi, è 8 ore che non piangi, e quindi rinizia tutto da capo. Detto questo, notizie poco belle, comunque passiamo al video. Letture di luglio. Come sempre giù nell'info box troverete tutti i link dei libri citati appunto in questo video. Sono link affiliati ad Amazon oppure IBS. Questo vuol dire che in caso di un ordine tramite uno di questi link, per voi non ci sarà nessun sovrapprezzo, semplicemente riceverò una piccola percentuale che mi aiuterà a sostenere il canale. Altro modo per sostenere il canale è quello di fare un qualsiasi acquisto utilizzando appunto il mio link affiliazione Amazon. Allora, voglio partire da una collaborazione ed è appunto il secondo libro della dilogia Destino di Spine, che era appunto anche il titolo, mi sembra, del primo volume. Il secondo volume si chiama Nel cuore del destino, una dilogia fantasy romance o romantasy, comunque, che a me è piaciuta moltissimo. Sono i miei due libri preferiti dell'autrice, anche se mi sono piaciuti tutti gli altri, però questi qua mi sono piaciuti in modo particolare. Una bellissima conclusione di questa dilogia che veramente mi è piaciuta tanto, si legge tutta ad un fiato, c'è molta azione, ci sono molti colpi di scena, ci sono vampiri, però ecco, non è il classico libro su vampiri. Mi è piaciuto molto scoprire, andare a scavare ancora di più nel personaggio di Draven, che appunto è uno dei protagonisti del libro, un personaggio che a me è piaciuto molto, l'ho apprezzato, un personaggio molto sfaccettato, ben costruito, ben caratterizzato. Conosciamo poi anche nuovi personaggi, anche questi tutti molto curati. Altra cosa che mi è piaciuta molto sono le creature malvagie presenti nel libro, e sono creature che appunto i nostri protagonisti incontrano durante il loro viaggio, e sono veramente fatti benissimo, mi sono piaciuti un sacco, descrizioni ben riuscite, insomma, una dilogia assolutamente consigliata. Altro libro che ho letto, appunto ascoltato in questo caso, è Rosso, Bianco e Sangue Blu. Di questo libro è stato tratto anche un film, mi sembra su Netflix. Io avevo acquistato il libro, però poi ho visto prima il film e dopo ho letto il libro. Il film non mi è piaciuto per niente. Il libro, che adesso c'è anche l'edizione nuova di Mondadori, il libro mi è piaciuto più del film, ma comunque l'ho regalato a mia sorella, perché a me non mi ha convinta del tutto. Ecco, i nostri protagonisti sono Alex ed Henry. Uno è il figlio della presidente degli Stati Uniti, mentre l'altro è il principe d'Inghilterra. I due sono rivali in qualche modo, e vengono costretti dalle famiglie a fingere davanti appunto ai paparazzi che in realtà loro due sono in buoni rapporti. Quindi iniziano a fare delle uscite insieme con fotografi eccetera, e poi si rendono conto in realtà che probabilmente si piacciono anche in un altro senso. È un libro ovviamente che parla di un amore impossibile, vengono affrontati vari temi, come anche l'omofobia. Devo essere sincera, alcune parti mi hanno un po' annoiata. In
in generale è un libro scorrevole, è un libro carino. Il libro è narrato in terza persona dal punto di vista di Alex, mai dal punto di vista di Harry. Forse mi sarebbe piaciuto anche vedere il suo punto di vista, però capisco questa scelta perché Harry è gay, sa di essere gay, mentre Alex si deve un po' anche scoprire, quindi è normale focalizzarsi un po' più su di lui e sull'analisi interiore che lui si fa. Ecco, sì, carino, comunque consigliato, ma non tra i miei libri preferiti. Altro libro letto e piaciuto moltissimo è il primo volume, Heartstopper. Questo è appunto un fumetto. Anche di questo è stata tratta una serie TV su Netflix che ho visto, è molto carina, devo dire, però mi è piaciuto di più il fumetto. È un fumetto molto molto dolce, parla appunto di questi due ragazzi che frequentano la scuola e che scoprono di piacersi fondamentalmente, anche qui tematiche LGBT, delle tavole che mi sono piaciute molto, dei personaggi veramente molto molto teneri, anche il loro rapporto è molto tenero ed è una cosa che sì, a me è piaciuta e mi ha fatto apprezzare il libro. Ovviamente si rivolge a un pubblico giovane, però se non schifate libri young adult, io ve lo consiglio perché a me è piaciuto, si legge in un'ora. Infatti io ho preso questa versione che era una promozione, mi sembra tipo due libri della Mondadori a 12 euro, una cosa del genere, e quindi l'ho preso perché ogni volume, mi sembra sono 5, ogni volume costa tipo 17 euro, 18 euro, ecco, per quel prezzo non l'avrei mai preso, però con questa promozione sì, e sono contenta di averlo fatto. Altro libro letto e piaciuto è L'Eneide di Didone di Marilu Oliva. Questo mi è stato regalato da Giulia del canale Hina Yoshimoto, che saluto. Mi aveva regalato anche un altro libro di questa autrice, che però non mi aveva convinta del tutto. Questo invece mi è piaciuto. Allora, ovviamente si parla, è una rivisitazione dell'Eneide. Didone qua non muore. Qui si racconta l'Eneide dal punto di vista di Didone, però rispetto appunto all'Eneide, Enea a un certo punto se ne va con un colpo di scena e che non vi sto a dire, quindi continuiamo a seguire Didone. E questo colpo di scena devo dire che è stato geniale, stravolge ovviamente la storia originale, però mi è anche piaciuta perché la rende diversa, la rende curiosa, la rende interessante e quindi mi ha invogliato a leggerlo, altrimenti sarebbe stato come l'altro libro, purtroppo sarebbe stato un riscrivere quello che era già stato scritto. Un romanzo che si legge molto velocemente, che appunto segue i punti di vista di Didone, di Venere e di Giunone. Giunone e Venere, diciamo, sembrano quasi un narratore onnisciente, proprio perché appunto sono delle dee, quindi dovrebbero, diciamo, sapere tutto, eccetera. Comunque, è un libro che a me è piaciuto, che si legge velocemente, è molto scorrevole e quindi vi consiglio. Altro libro che ho letto e ascoltato è stato The End di Francesco Grandis, edito La Corte Editore, un libro che io avevo da tanto in libreria e non so perché non mi decidevo a leggerlo, poi in realtà mi è piaciuto tantissimo. Si tratta di un distopico autoconclusivo. Qua siamo in un futuro dove l'umanità ha raggiunto l'era della pace e vivono, diciamo, tutti bene, tutti in tranquillità con questa tecnologia super sviluppata. Le persone conducono, diciamo, una vita agiata e sanno già al momento della nascita la data della loro morte, e quindi appunto sanno se saranno delle persone lunghe, quindi con una vita lunga, oppure corte, con una vita breve. Il nostro protagonista è Matt Freeman. Lui ha un corto, quindi una vita breve, e appunto la sua morte è stimata per i 38 anni. Quindi arriva il fatidico giorno della sua morte, però ovviamente le cose non andranno
come dovrebbero andare. E da qui parte tutto il libro. Un libro che ha una narrazione molto serrata, che ti tiene incollato alle pagine. È un libro che mi ha catturato da subito, proprio la storia, l'ho trovato interessantissimo, molto coinvolgente, e quindi ascoltavo, seguendo il libro quando ero in sala d'attesa oppure in macchina, veramente con molta attenzione, perché ero proprio catturata dalla storia. È una storia ben sviluppata, è una storia vincente ed è un distopico che è super consigliato, veramente scorrevole, una scrittura per niente noiosa, però neanche sempliciotta, e ve lo consiglio, un ottimo libro. Andando avanti, altro libro che ho letto, che ho amato, ma su questo diciamo ecco non avevo dubbi, si tratta di Guida al trattamento dei vampiri per casalinghe. Ora abbiamo una nuova edizione di Mondadori che costa 14 euro. Io ho preso questo, che ne costa di più, perché di quest'autore, Grady Hendrix, io ho letto e possiedo Horror Store, che ho amato, e My Best Friend's Exorcism, e hanno... e sono tutti così, quindi volevo anche questo per averli tutti uguali nella libreria. Gli altri due volumi tradotti di quest'autore sono copertina rigida, sono diversi, vabbè, me li comprerò diversi, però questo l'ho voluto prendere uguale agli altri. Allora, anche qua siamo su un horror, un po' commedia, comunque horror, ed è un po' l'incrocio di Desperate Housewives e un po' Buffy, piccoli brividi più che Buffy, secondo me. E quindi, se avete amato queste serie TV, sicuramente amerete anche questo libro. La nostra protagonista è Patricia Campbell, che è una casalinga in un quartiere appunto di persone borghesi, dove appunto le donne sono casalinghe, gli uomini vanno al lavoro, le donne si occupano della casa, dei figli, eccetera eccetera, e questo gruppo di donne partecipa a un club del libro, dove si legge solamente true crime, quindi proprio una passione per il true crime. A un certo punto si trasferisce nel loro quartiere un uomo molto curioso, molto strano, non esce alla luce del giorno perché ha una malattia, un po' misterioso, e quest'uomo si unisce al loro club del libro. È un uomo che riesce a convincere subito tutti gli uomini del quartiere, molto carismatico, e però con l'arrivo di questo signore iniziano anche a scomparire e a morire i bambini afroamericani che abitano nella parte un po' più povera del quartiere, e quindi queste casalinghe si rendono conto che c'è un serial killer nel loro quartiere, e tutti i sospetti ricadono ovviamente su questo nuovo arrivato. Bellissimo, è un bel mattoncino di quasi 500 pagine, ma si legge tutto d'un fiato. La scrittura di Grady Hendrix veramente è super super scorrevole e coinvolgente, e le sue storie sono geniali, veramente geniali. Non sono tanto paurose, però sono molto originali. Qua c'è anche un po' una critica alla società media americana, ambientato nella Carolina del Nord degli anni 90, dove appunto è pieno di uomini convinti però di essere rimasti ancora negli anni 50, dove la donna doveva essere solamente madre e massaia, fine. Mi è piaciuto perché in questo libro abbiamo un gruppo di eroine fuori dal comune, quindi queste donne, queste casalinghe che diventano appunto le eroine della nostra storia, e mi è piaciuto moltissimo. Veramente leggete i libri di Grady Hendrix, perché a me sono piaciuti tutti. Ho letto anche Vendesi casa infestata, che ve ne parlerò poi prossimamente, e per adesso tutti i suoi libri mi sono piaciuti tanto tanto, quindi consigliatissimo anche questo. Poi adesso si avvicina anche un po' la stagione autunnale, Halloween, quindi una lettura perfetta che però non è paurosa, quindi anche per i più fifoni può andare benissimo. Altra lettura che ho fatto, anche questa devo dire molto autunnale, è Pumpkin Heads di Rainbow Rowell. Allora, anche qua graphic novel, tavole bellissime, colori molto autunnali, che a me piacciono moltissimo. È
una graphic novel che ho letto in breve breve tempo, molto carina. Praticamente il nostro protagonista è Josiah che insieme alla sua amica Delia lavorano in un campo di zucche ogni anno per Halloween in questo campo di zucche dove ci sono varie bancarelle, mele caramellate, giochi per bambini, eccetera. Questo però sarà l'ultimo anno che passeranno insieme a lavorare in questo campo di zucche perché Josiah è stato preso tipo al college, all'università e quindi non parteciperà, non andrà più a lavorare in questo posto. E, confessa all'amica di avere una cotta per una ragazza che lavora in questo campo di zucche. E quindi si mettono in testa di andare a confessare quest'amore e in tutto il fumetto loro cercano di raggiungere questa ragazza e il lettore viene trascinato in una storia rocambolesca dove succedono un sacco di imprevisti anche divertenti e poi si arriverà alla fine. La fine che probabilmente è un po' scontata, però comunque è un fumetto molto carino che a me è piaciuto, adatto anche qua per gli adolescenti, ma non solo, a me è piaciuto molto. Abbiamo anche qua la nostra protagonista, la ragazza, che è un personaggio comunque LGBT perché è bisessuale e niente, carino, divertente, molto fresco e adatto per l'autunno. Ho letto poi Attenti all'intrusa di Sophie Kinsella. Leggo i libri della Kinsella quando ho voglia di spengere i neuroni e non pensare ad altro, quindi ovviamente sono libri molto leggeri, molto frou-frou, quindi non impegnativi, non vi aspettate chissà cosa, ecco, sono frivoli, però dipende da quello da cosa state cercando. Io cercavo una lettura frivola e divertente e questo è stato. La nostra protagonista è Effie. I suoi genitori sono divorziati da un anno e mezzo e suo padre sta con una donna molto più giovane di lui e Effie non va molto d'accordo con questa donna. Il padre e i genitori in generale comunque decidono di vendere la casa dove Effie è cresciuta, una casa comunque a cui lei era molto affezionata e decidono di fare una bella festa di addio a questa casa, invitando amici e parenti. Il fratello e la sorella di Effie andranno a questa festa. Effie, invece, per punto preso, non vuole assolutamente partecipare. Lei non è d'accordo con la vendita della casa, con la separazione dei genitori, quindi si rifiuta. Le viene però in mente che dentro la casa nascoste ci sono le sue matrioske, le sue bamboline a cui lei era molto affezionata da piccola e quindi decide di riprendersele, ma decide di riprendersela entrando di nascosto in casa senza farsi vedere da nessuno. Il piano è entrare di nascosto, prendere le bambole e uscire. Il problema è che tutto il libro si svolge in questa giornata dove lei riesce a entrare in casa, però per una questione, per varie questioni, varie cose che succedono, non riesce né a prendere le bamboline né a uscire. Quindi noi la seguiamo nascosta ovunque in casa mentre cerca di trovare queste bamboline e nel frattempo scopre i segreti di famiglia. Ci sono delle scene veramente esilaranti, molto divertenti, e in più in questa scena ha invitato anche il suo ex ragazzo, quindi succederanno varie cose. Divertente, carino, mi ha fatto ridere più di una volta. Consiglio. Altro libro, sempre della Kinsella, che ho letto è Sete Nere un Segreto. Questo libro mi è stato consigliato da una mia amica alle medie e io comprai il libro alle medie, che però non so perché non ho mai letto. Di questo libro hanno fatto anche un film che ho visto, ma non mi è piaciuto granché, è molto più carino il libro. La nostra protagonista è Emma Corrigan, che è una ragazza molto normale che lavora in una multinazionale. Per lavoro deve prendere un aereo, lei ha paura dell'aereo, c'è una turbolenza e inizia a confessare al suo vicino di posto, che non conosce, tutti i suoi più grandi segreti, soprattutto segreti che riguardano la sua vita in ufficio dove lavora. Il giorno dopo scopre che questo signore seduto accanto a lei era il capo dei capi della sua azienda. E da qua succedono varie cose. Anche questo un libro divertente, scorrevole, che mi è piaciuto molto. Devo dire, mi è piaciuto un po' di più forse Attenti all'intrusa, però anche questa è una lettura molto divertente, molto leggera, che vi consiglio. Ho letto poi un altro libro che non mi è piaciuto per niente, e infatti ho messo in vendita su Vinted, ed è L'uomo di gesso, un thriller. Anche
anche questo preso con un'offerta, due libri a 9,99 mi sembra. Vi leggo che cosa c'è scritto nella trama. Allora, sono passati 30 anni da quando il corpo senza testa della ragazza è stato ritrovato nel bosco. Ed Munster vive dove è cresciuto e insegna nella scuola locale, abita nella casa di famiglia e affitta una stanza a una studentessa dalla quale ha tratto suo malgrado. A quanto pare si è lasciato alle spalle l'estate dell'86, quando lui e i suoi amici, giocando liberi nei boschi, hanno trovato il cadavere. Solo il corpo, la testa non è mai stata rinvenuta. A condurli in quella radura sono stati disegni col gesso, un codice che avevano inventato per comunicare tra loro, ma che a un certo punto ha preso vita propria. La verità su quel giorno nel bosco non è mai stata emersa. Non è mai emersa, ma oggi Ed e i suoi amici hanno ricevuto una lettera con un foglio, un messaggio, un omino disegnato con il gesso. Poteva essere carina come storia. In realtà una storia noiosa, banale. Allora, un thriller, per essere un buon thriller, secondo me, deve catturare il lettore, deve sempre un po' lasciare il lettore col fiato sospeso, ci deve essere un po' di suspense, qualche colpo di scena, un po' di azione, qualcosa, cavolo, deve succedere, altrimenti non è un thriller. Infatti questo è quello che succede, un cavolo nulla, non mi ha trasmesso assolutamente niente se non la noia. Ogni tanto l'autore rimescola un po' le carte cercando di confondere il lettore, ma non ci riesce e quindi nulla, a me non è piaciuto. Sono andata poi a vedere anche altre recensioni di altre persone su questo libro e devo dire che quasi tutte hanno espresso questa opinione. Mi dispiace perché poteva essere una storia carina, ma no, sviluppata molto molto male. Ho letto poi La Valle dell'Eden di John Steinbeck. Di quest'autore ho letto e amato tantissimo, è diventato uno dei miei libri preferiti, Uomini e Topi. La Valle dell'Eden è un libro bello, consistente, perché sono quasi 800 pagine. Una storia ambientata nella California settentrionale, nella Valle di Salinas, e si intrecciano due storie, due famiglie, i Trask e gli Hamilton, appunto queste due famiglie che sono poi in qualche modo legate. Allora, la bravura dell'autore è innegabile. Quello che a me piace tantissimo, appunto, di Steinbeck è il fatto che lui riesce sempre a scrivere delle storie molto realistiche e dei personaggi molto realistici e costruiti alla perfezione. Lui riesce veramente a sfaccettarli in tutto e per tutto. Noi scopriamo, analizziamo ogni lato del carattere di tutti i personaggi e sono sempre personaggi molto reali, e quindi questo aiuta molto il lettore a empatizzare con loro, a legarsi a loro, ad appassionarsi alla storia, e lui veramente in questo è geniale, bravissimo. In questo libro affrontiamo vari temi come la predestinazione, la lotta tra il bene e il male. Infatti qua è un po' un'interpretazione della storia di Caino e Abele, appunto, dove abbiamo Charles e Adam e poi figli di Adam che rappresentano il bene e il male. Il problema di questo libro, per quanto mi riguarda, ed è una cosa solo soggettiva, è che la storia in sé non mi ha catturata, non mi ha appassionata, e questo diventa un problema quando il libro è di 800 pagine. Se non avessi avuto l'audiolibro non sarei riuscita a finire di leggere questo librone enorme. Infatti poi l'ho venduto, è un libro che vi consiglio, ma che semplicemente non fa per me. La storia non mi ha coinvolta. E purtroppo, siccome è una storia di 800 pagine, questo ha influito molto anche sul mio giudizio finale. Ultimo libro di cui voglio parlarvi è Il giornalino di Gian Burrasca, di Bamba. Allora, il giornalino di Gian Burrasca è molto famoso, c'è stato poi anche il film. Questo giornalino, io mi ricordo alle elementari, avevamo una maestra che ci leggeva a fine di ogni giornata un pezzetto di un libro, e un anno abbiamo proprio letto Il giornalino di Gian Burrasca. Io mi ricordo che ci avevo fatto delle risate enormi e ho voluto rileggerlo. Questo qua l'abbiamo ascoltato insieme, io e mia sorella, appunto, mentre andavamo in ospedale da mamma in macchina, e devo dire che nonostante i miei 33 anni io ho fatto delle risate enormi come quando ero alle elementari. Veramente divertente, spassosissimo, e appunto un libro che può
divertire gli adulti e i bambini. È un libro carino da leggere con i figli, da far leggere ai figli, ma anche insomma da leggere se non si hanno figli, siamo grandicelli, perché è veramente divertentissimo. Ci sono anche un sacco di illustrazioni. Ora io questa edizione è un po' vecchia, non so se c'è ancora l'edizione così, comunque veramente molto molto carino. E praticamente questa storia del giornalino di Gian Burrasca veniva pubblicata a puntate su un quotidiano, mi sembra, e niente, veramente divertente, assolutamente consigliato, molto molto carino, una storia senza tempo e senza età. Bene, quindi questi sono stati i libri che ho letto e ascoltato a luglio. Fatemi sapere cosa avete letto voi, se avete dei titoli da consigliarmi, se avete letto qualcuno di questi libri che vi ho mostrati. E se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale, perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!